Casalnuovo cambia volto con il programma Più Europa. 17 milioni investiti per la riqualificazione del territorio, come spiega l'assessore all'urbanistica della Regione Campania, Marcello Taglialatela. Noi puntiamo alla riqualificazione dei centri abitati, a migliorare la qualità dei servizi, a recuperare edifici che fino ad oggi erano sottoutilizzati. Si tratta di risorse europee che la Regione Campania mette direttamente a disposizione delle città medie della nostra regione, le città che hanno più di 50.000 abitanti. Il Comune di Casalnuovo è riuscito a segnare in maniera positiva l'obiettivo, il progetto che è stato presentato è stato da noi condiviso. I primi quattro interventi infrastrutturali che verranno realizzati riguardano la viabilità complessiva del centro urbano, la mobilità in generale, la sicurezza urbana e infine l'utilizzazione di un edificio storico, Palazzo Lancellotti, come luogo privilegiato per la promozione dell'artigianato sartoriale, settore nel quale Casalnuovo vanta eccellenze riconosciute a livello internazionale. Questo è il commento del sindaco Antonio Peluso. Questo finanziamento che abbiamo acquisito con la sottoscrizione dell'accordo di programma costituisce un rilevante contributo finanziario per attivare la riqualificazione della città. A questo si assommano ulteriori finanziamenti di natura diversa e fondi comunali e quindi messi assieme effettivamente a partire dai prossimi mesi, ma l'operazione sarà conclusa fra un paio d'anni, il volto della città sarà completamente cambiato in meglio. L'area individuata per gli interventi in cantiere comprende il centro storico della città e le vicine aree industriali dismesse. Alla presentazione del programma Più Europa Casalnuovo, che si è svolta nella sede dell'Istituto Scolastico Aldo Moro, ha preso parte anche il vice sindaco Andrea Orefice. Abbiamo sfruttato questa opportunità proprio per creare delle precondizioni di crescita che siano non solo di natura urbana, urbanistica, ma anche sociale ed economica.